Ciao a tutti ragazzi, sono la Rixi e sono tornato in questo nuovo video. Oggi vi porto una Cam Strike su Sovereign. Passeremo pure al gameplay. Comunque, prima di tutto volevo scusarmi per i 5-6 giorni di assenza, insomma, compreso sabato e domenica, quindi alla fine sarebbero 4 giorni di assenza, visto che di solito il sabato e la domenica non carico video. Comunque sono comunque, iniziamo subito un po' di giorni, e quindi appunto mi volevo scusare perché le motivazioni sono la scuola, che ho avuto già un compito di matematica e alcune interrogazioni sparse qua e là. Poi la voglia, perché comunque fra compiti, Ghost che fa schifo, che appunto è la terza motivazione, preferivo giocare magari a Black Ops 2 divertendomi nel tempo che mi rimaneva, anziché fare video di un gioco cui non mi piace, ecco. E appunto oggi volevo un po' parlarvi di Ghost. E innanzitutto prima vi volevo scusare se è Sovereign, ma ragazzi, se voi scorrete i miei video un po' indietro, non vi carico una cam su Sovereign da un secolo, cam, doppia cam, come volete. E siccome ho un sacco di gameplay su questa mappa, prima o poi li dovrò caricare, e li carico magari con un po' di distanza. Comunque non vi preoccupate, perché a breve ricomincerò a giocare a Ghost, visto che devo fare qualche gameplay per il clan, perché comunque non mi sembra giusto non fare niente, visto che sono dentro i GTF. Quindi preferisco dare vorrei dare una mano anche lì, visto che è da un po' che non carico video pure lì, e mi metterò a fare qualche gameplay, ecco. Quindi cercherò di farli magari su mappe un po' più strane, Sovereign no, quindi vedrete sicuramente tutte altre mappe. Comunque, oggi vi volevo parlare di perché secondo me Ghost fa schifo. Sforerò di tantissimo il commentary, spero di non troppo, perché qua la cam già sta per finire. Comunque, perché ho messo fra le motivazioni Ghost fa schifo? Perché ragazzi, io quando mi metto a giocare un attimo a Ghost, vado in serie, mi diverto, anche perché gioco con Chuck, i miei amici che comunque sono anche su Ghost, e mi diverto appunto fino a quando non trovo, e li trovo spesso, lobby con gente che utilizza pacchetti esplosivi, cani, addirittura adesso i lupi. Io ho perso la speranza che questo gioco migliorasse quando hanno aggiunto la skin dei lupi, ragazzi, perché se tutti si lamentano dei cani e anziché pacciarli, anziché toglierli addirittura, aggiungono una skin in modo che chi la compra userà sempre soltanto il lupo, vuol dire che proprio non le frega niente, ecco, vogliono solamente far soldi. Comunque questo già molti di voi l'avranno già capito da un pezzo, però a me Call of Duty piace alla fine, quindi io ci tenevo che magari il gioco migliorasse piano piano. Comunque ragazzi, secondo me fa schifo appunto non tanto per il gioco di per sé, ma più che altro per le persone che ci giocano, perché è sì vero che le cose che utilizzano queste persone le ha messe a disposizione il gioco, quindi alla fine la colpa è del gioco, perché se non avessero messo i pacchetti esplosivi non li avrebbe utilizzati nessuno, ovviamente, non essendoci, ecco. Comunque alla fin fine la colpa è dei giocatori, secondo me, perché tra cani, pacchetti esplosivi, cecchini e tutto quanto non si riesce a giocare. Comunque a me non piace sforare più di tanto nel gameplay, quindi magari continuerò questo commentary su un'altra cam, magari su un'altra mappa, doppia cam, che ne so, un gameplay anche abbastanza lungo, sempre se non riuscirò a fare qualche live da caricarvi nell'intermezzo. Comunque ragazzi, io ho finito, continuerò con questo commentary e ciao a tutti.